grazie. E quindi stiamo arrivando alla conclusione di questo convegno. Devo dire che sono personalmente molto soddisfatto per come sono andate le cose e spero che sia stato utile. Ora, oggi tento di tradurre quello che immagino sia stato abbastanza difficile da comprendere, soprattutto in prima giornata e soprattutto quando qualcuno degli speaker, forse un po' impropriamente, ma per far piacere agli stranieri, ha parlato più in inglese che in italiano. La cosa sensata sarebbe stata quella di parlare in italiano e ogni tanto dire qualcosa in inglese per gli speaker stranieri. Comunque, ora che c'è di nuovo? Io ho preparato 8 diapositive di cui 2 sono solo immagini e non contano, quindi sono 5. Su queste 5 diapositive io potrei parlare 5 minuti o 5 ore, quindi adesso cerchiamo di una cosa intermedia. E la prima osservazione, il primo commento globale è che c'è molto di nuovo in modo veramente con una crescita esponenziale sul versante della terapia. Se non l'avete percepito, ve lo dico io, non siamo più nella fase di fare degli elenchi di nuovi geni, di nuove malattie, eccetera, siamo nella fase in cui iniziamo ad avere degli elenchi di proposte terapeutiche, alcuni in uno stadio diciamo piuttosto primitivo nell'algoritmo con cui le cose si sviluppano, cioè sono terapie che sono state viste funzionare in modelli cellulari o al massimo in modelli animali, ma alcune di queste hanno una trasferibilità, una traducibilità sul paziente molto prossima, piuttosto rapida, e possiamo sperare che da qui ai prossimi 5-10 anni ci sarà uno scenario estremamente variopinto di proposte, di cose che si possono fare. Questo proprio per dare, come dicevo ieri, la visione del bicchiere non mezzo pieno, mezzo pienissimo, perché stiamo andando bene. Allora, circa il DNA mitocondriale, cioè coloro che portano una mutazione nella molecola del DNA mitocondriale, che è un mondo a parte dai geni nucleari, e ci sono alcune cose sostanziali. La collega inglese che ha raccontato lo stato dell'arte sulla, lo dico volgarizzando, lo chiamiamo trapianto del nucleo, ci fa sapere che dopo un iter molto controverso e che non è del tutto appianato ancora dal punto di vista etico, almeno in Inghilterra il Parlamento, avendo consultato tutte le parti, a larghissima maggioranza ha approvato la prosecuzione di questo approccio fino ad arrivare ad applicarlo penso presto su alcuni dei primi pazienti. L'approccio, torno a dirlo, è molto semplice. La donna che ha una mutazione nel DNA mitocondriale ha degli ovociti in cui ci sono variabili quantità di DNA mitocondriale mutante, e questa quantità è spessissimo, praticamente sempre impredittibile, cioè ogni ovocita fa storia a sé. Chiaramente se l'ovocita ha una quantità di mitocondriale alterata alta, la probabilità di fare un bambino affetto è molto alta. Quindi l'idea è di lasciare indietro il DNA mitocondriale e di portarsi solo il patrimonio genetico nucleare, che va messo insieme al patrimonio genetico nucleare del genitore naturale. L'unica cosa che arriva da un altro, e questo è il motivo per cui questa metodologia è stata anche chiamata figli di 3 genitori, è che c'è una donna donatrice di ovociti con DNA mitocondriale normale che dona il patrimonio genetico mitocondriale. Quindi dall'ovocita A della donna affetta si prende solo il nucleo, lo si trasferisce nell'ovocita B, donna non affetta con DNA mitocondriale normale a cui è stato tolto il nucleo. Quindi a questo punto abbiamo il nucleo della mamma naturale, i mitocondri di una donatrice, inseminazione artificiale con gli spermatozoi del papà naturale, nascita di un bambino che non ha il DNA mitocondriale alterato o ha minimissime quantità di DNA mitocondriale alterato. Tutta roba che tecnicamente è stato comprovato è possibile fare, quindi sono metodiche fattibili, e
sono stati fatti nascere delle scimmie con questa metodologia, ovviamente non con la malattia, ma semplicemente cambiando il DNA nell'ordine che vi ho detto. E quindi è tutto pronto per applicare questa cosa agli umani. È ovviamente molto controversa la cosa, la Chiesa Cattolica ha espresso la sua opinione negativa, e c'è discussione, perché effettivamente è una manipolazione genetica molto importante che porta alla nascita di bambini in cui il patrimonio genetico, come si dice, viene da tre persone. Però il patrimonio genetico nucleare, che è quello che fa la nostra faccia, il colore degli occhi, la forma del viso e tutto il resto, viene dai due genitori naturali. Quello che prendiamo da fuori sono dei mitocondri che funzionano bene. E questa è la prima cosa. Ora, su questo si innesta l'altro discorso, che è quello di fare delle terapie in cui riusciamo a far prevalere il DNA mitocondriale normale su quello mutante. E questa è la cosa che è stata presentata dal giovane ricercatore dell'MSI, dell'istituto diretto da Massimo Deviani, Michael Minzuk. Lui e altri, perché Carlos Moraes negli Stati Uniti ha fatto la stessa cosa utilizzando un altro approccio, ma il concetto è che se noi abbiamo delle forbici molecolari che tagliano e distruggono il DNA mitocondriale mutante e lasciano quello normale nelle cellule, con un'unica applicazione di terapia genica noi spostiamo il rapporto tra mutante e normale, facendo prevalere il DNA mitocondriale normale, riportiamo l'intera situazione a una normalità metabolica. Ora, questa è una cosa brillantissima, molto molto efficace. L'unico problema, che non è da poco, è come portare e in quali organi e con quale efficienza queste forbici molecolari. Quindi si tratterà di un approccio di terapia genica. Almeno inizialmente potrà essere applicato in modo solo tessuto specifico, per esempio un paziente con la mutazione NARP che ha la retinite pigmentosa, gli mandiamo la forbice molecolare solo nella retina e gli evitiamo di sviluppare nel tempo la retinite pigmentosa, però comprendete che potrebbe essere che da altre parti la patologia possa progredire. Un paziente che ha solo una cardiomiopatia perché è portatore della mutazione MERAS, ma ha solo questa manifestazione clinica, si manda solo nel cuore la forbice molecolare che stermina le molecole malate e lascia quelle muore. Quindi c'è un problema di delivery, come si dice in termini tecnico, cioè di consegna, di trasporto nel punto giusto del nostro forbice molecolare, però sono cose risolvibili che necessiteranno di un pochettino di tempo, di un pochettino di studio, però alcune applicazioni parziali, torno a dire, su certi organi più facilmente approcciabili possono essere applicate da subito. L'altra cosa che ha la stessa problematica di delivery, cioè di portare nel posto giusto la molecola curativa, è la proposta della Giulia D'Amati, che ha fatto vedere come piccoli peptidi derivanti da un enzima che è una tRNA sintetasi, sono in grado di migliorare la funzionalità dei tRNA affetti da mutazioni del DNA mitocondriale. Per intenderci, le due categorie che potrebbero beneficiare maggiormente di questa cosa sono i pazienti con le mutazioni MELAS e MERS. Nuovamente, era la domanda che ho poi fatto nella discussione a Giulia, è come portiamo queste piccole molecole dentro i mitocondri e di quali tessuti e con quale efficienza. Esistono molte tecnologie che potrebbero essere applicate, non ultima la tradizionalissima terapia genica con il virus adeno associato. Quindi, per i due punti, lo shift, il cambio di eteroplasmia e i piccoli peptidi, diciamo che la prova di principio che questa è un'ottima strategia terapeutica è fatta.
fatta, è pronta, funziona, sappiamo che funziona, adesso dobbiamo capire come portare nel posto giusto questa roba. E infine in questa pagina c'è un tema che è a me caro perché ho partecipato attivamente e Massimo Deviani ha sempre utilizzato l'esempio del nostro lavoro come esempio che vale per tutti. Avere più mitocondri, avere la capacità di produrne di più è un'ottima strategia compensatoria che vale per molte patologie, vale per i pazienti con le deleziones multiple, vale per i pazienti con le mutazioni singola. Il fatto di aumentare la massa mitocondriale significa che aumenta il numero di copie del DNA mitocondriale che funziona bene e quindi fa compensazione. E esistono una serie di sostanze che possono favorire questo, una è la vitamina B3, che è prossima all'idea di riuscire a organizzarci in un consorzio che faccia un trial clinico classico, ufficiale, in doppio cieco, probabilmente capitanato da Inghilterra, perché lì è il posto da cui arriva la prima approvazione per procedere in questa direzione, ma noi possiamo sicuramente associarci come network italiano, e lì varrà molto la rete dei centri che è stata organizzata dal registro dei pazienti mitocondriali, perché lì abbiamo immediatamente il catalogo, il pool, l'elenco di quelli che sono già noti, che possono partecipare, e questo ovviamente non esclude altre persone che non sono state incluse in quel registro iniziale, tutti possono partecipare. E l'alternativa, un altro esempio di come si possono aumentare i mitocondri è l'uso non degli estrogeni, perché per i maschi ci sarebbero dei problemi insormontabili di natura ormonale, ma di combinazioni di fitoestrogeni, cioè di sostanze naturali che hanno alcune attività estrogeniche ma non altre. Questo è uno studio che è stato fatto da Carla Giordano a Roma, che è concluso, stiamo scrivendo il lavoro, e che è stato supportato dall'UMDF con l'attiva copartecipazione e cofinanziamento della mitocondria. Ora, transitiamo dal DNA mitocondriale al DNA nucleare. Abbiamo sentito delle cose estremamente interessanti per una malattia molto rara ma molto drammatica, che è la MINGI, che è questa sindrome in cui la parte gastroenterologica è quella preeminente, è una forma, è una malattia che accorcia la vita ai pazienti e rende la qualità della vita molto scadente. Ora, come sapete, per lungo tempo si è fatto il trapianto di midollo, però i pazienti sono in condizioni talmente defedate, talmente critiche, che molti dei pazienti non sopportano la terapia immunosoppressiva per far attecchire il trapianto di midollo, per cui c'è una mortalità altissima post trapianto, la metà dei pazienti sostanzialmente non ce la fa. E il fegato è un organo che attraverso cui transita il sangue una volta a giro, ogni volta che il sangue fa dal cuore, fa il giro dell'intero corpo e poi torna al cuore, transita almeno una volta tutto attraverso il fegato. Quindi il fegato lo possiamo immaginare come un filtro. Siccome il problema di questa malattia è l'accumulo di un metabolita tossico, se noi avessimo l'enzima solo nel fegato, non ce ne importa del resto dei tessuti, solo nel fegato ripuliremmo dal metabolita tossico il sangue ogni volta che il sangue transita attraverso il fegato. Quindi sono proposti due approcci. Uno è quello della terapia genica, proposto da Massimo Deviani e dalla Costanza Lamberti, mandando l'enzima con il nostro vettore virale nel fegato, facendo riesprimere al fegato l'enzima. Nel topo, nel modello mulino, si sono ottenuti dei risultati molto convincenti. Ma avete anche sentito la dottoressa Rinaldi di Bologna, noi grazie al fatto che abbiamo un centro chirurgico di eccellenza con il professor Pina, che è un chirurgo eccezionale a livello nazionale e internazionale, abbiamo fatto per la prima volta pochi mesi fa il trapianto di fegato a un paziente che era letteralmente morente, come avete sentito, per fare le scale di casa veniva trasportato a braccio dai parenti, e ora sale le scale di casa sua normalmente con le sue gambe. E se posso spezzare una piccola lancia a favore dell'idea del trapianto del fegato piuttosto che della terapia
malattia genica del fegato. Il problema è che spesso il fegato di questi pazienti è già malato quando noi eventualmente vorremmo fare la terapia genica, quindi curare un fegato che già funziona male forse non è la migliore delle cose, tant'è che la Costanza Lamberti diceva che uno dei criteri di inclusione per il trial è che ci precondizione che ci sia un fegato che funziona bene. Invece cambiarlo, trapiantarlo, ci assicura che dal donatore arriverà un fegato in cui tutte le cellule esprimono l'enzima timidina fosforilasi e saranno in grado di metabolizzare la timidina accumulata che metabolizza tossico, e infatti nei dati mostrati dopo 24 ore a 24 ore dal trapianto la quantità di timidina nel sangue è zero, e zero è rimasta. Quindi da un punto di vista biochimico l'approccio ha avuto un successo totale. La questione è capire il paziente se recupererà e quanto recupererà, perché alcuni dei danni subiti nel corso della sua malattia sono, come potete immaginare, irreversibili e non recuperabili. Però tutto il resto, la malattia viene arrestata a quel punto lì e un po' di funzioni probabilmente saranno in grado di migliorare. E molto simile l'approccio è stato quello rappresentato da Daria per i bambini, quindi questa è una malattia infantile, pediatrica, con la encefalopatia e il malonico, con l'aciduria del malonico. Il concetto è lo stesso, anche in questi casi c'è l'accumulo di un metabolita tossico e il trapianto di fegato che esprime l'enzima che malfunziona o che manca è in grado di purificare e di pulire dal metabolita tossico il sangue tutte le volte che il sangue attraversa il fegato. Quindi anche questo è un approccio risolutivo per quest'altra malattia metabolica. Quindi tutte le patologie in cui ci fosse l'accumulo di un metabolita tossico a conseguenza di un difetto genetico mitocondriale sono passibili di questo approccio. Si trapianta il fegato che esprime l'enzima mancante e pulisce il sangue dal metabolito. L'approccio invece ancora, diciamo, che vedo ancora un po' lontano dall'applicabilità sull'uomo, ma che da un punto di vista concettuale teorico è molto importante, molto interessante da un punto di vista scientifico, è quello nuovamente mostrato da Massimo Deviani e da Luca Scorrano, dove utilizzando dei topi ingegnerizzati per iperesprimere leggermente il gene OPA1, incrociati con topi invece che hanno un grave deficit genetico che produce miopatia mitocondriale, e iperesprimendo questa proteina OPA1 si produce una sufficiente compensazione tanto da migliorare molto chiaramente la funzione, la performance muscolare. Quindi noi non pensiamo di produrre un uomo iperesprimente OPA1 da copiare con un malato di citocromici ossidati. La questione è di trovare eventualmente dei farmaci, dei target che possano aumentare l'espressione di questa proteina, e questo potrebbe diventare un sistema di compensazione con una terapia farmacologica classica in pazienti miopatici di questo genere. Quindi come vedete le proposte arrivano da tutte le direzioni e anche con le idee più strampalate e con l'applicabilità talvolta immediata, talvolta un po' più complessa. Ora, come vi dicevo, mentre gli anni passati facevamo dei grandi elenchi orgogliosi di noi perché avevamo trovato la causa genetica di un'altra malattia, che non rimane un nostro obiettivo primario, ma il fatto che quest'anno abbiamo parlato più di soluzioni piuttosto che di compilazione del catalogo delle malattie, secondo me è un importante segno dei tempi. Tuttavia il lavoro di scoprire i geni e le cause genetiche a quei pazienti che ancora non hanno questa definizione, e Paola Desideri ha espresso in modo molto consistente l'esigenza di questo gruppo di persone, e si continua a lavorare. Le metodologie genetiche di sequenziamento con i mezzi moderni, avete visto, sono potenza inusitata rispetto a quello che eravamo capaci di fare prima. Diciamo che siamo passati da un sequenziatore a manovella a mano a una cosa che macina campioni uno dietro l'altro e ci legge la sequenza genetica del DNA di pezzi di DNA lunghissimi e enormi.
Ora, io ho presentato due geni nuovi per le atrofie ottiche ereditarie, non solo atrofie ottiche, si tratta di malattie sindromiche, perché la malattia associata a UVO1 è una sarcoma di Tupi, quindi è una neuropatia periferica, ma quello che ho presentato è stato anche il fatto che delle mutazioni diverse da quelle che noi conoscevamo, in geni già noti come OPA1, in realtà possono essere associate a malattie che non conoscevamo. Caso specifico ho presentato due mutazioni che in pazienti che non lamentano quasi niente dal punto di vista della funzione visiva, OPA1 è il gene dell'atrofia ottica dominante, ma invece sviluppano parkinsonismo e demenza. Quindi il capire il rapporto tra genotipo e fenotipo continua a essere uno dei punti chiari della ricerca traslazionale e è importantissimo per capire i meccanismi che stanno dietro al sintomo, cioè come viene generata la manifestazione clinica. Abbiamo sentito che ci sono intere categorie di gruppi di malattie che hanno fatto dei passi da gigante in avanti nella loro determinazione genetica, le leucoencefalopatie, l'elenco dei geni che producono un disturbo della sostanza bianca si è incrementato enormemente nel più recente, le cardiomiopatie la stessa cosa, e infine questa è un'altra parte che ho presentato io, stiamo cercando di capire, soprattutto per alcune patologie, forse questo non vale per tutte le patologie, quanto influisce l'ambiente, e come sempre la genetica è importantissima, ma l'interazione con l'ambiente altrettanto. Quindi il fumo delle sigarette per i pazienti con atrofie ottiche è una cosa ovviamente da evitare. Ed è molto importante capirlo, perché fino ad oggi abbiamo considerato tutti i malati di Lever nello stesso modo, mentre invece la consapevolezza che sta crescendo adesso è che alcuni pazienti non si sarebbero mai ammalati se non avessero fumato, e quando noi cerchiamo di capire le determinazioni genetiche della malattia di Lever che ancora non conosciamo, mischiare quelli che si sono ammalati perché fumavano con quelli che sono ammalati perché hanno dei geni specifici che hanno predisposto alla malattia, significa annacquare il segnale statistico che otteniamo dalle nostre analisi e non trovare i geni che stiamo cercando. Quindi questo è molto importante dal punto di vista metodologico. Ora, a seguito di quello che diceva Paola Desideri, inizia a chiarirsi qual è la sequenza di analisi genetiche che ordinatamente, in modo razionale, va fatta per arrivare a colpire il bersaglio. E mi posso sentire di dire che, riassumendo le discussioni di ieri, quello che diceva Ghezzi e l'altra collega di Bari sui trios e la discussione che abbiamo fatto tutti, e dal fenotipo clinico, se quello che noi osserviamo nel paziente prende subito un nome o un cognome da un punto di vista della sindrome, cioè se il paziente che noi vediamo ha le caratteristiche del Lever, del MER, del NERAS, eccetera, non cerchiamo subito in prima battuta le mutazioni più frequenti associate a quel fenotipo, e lì si fa un primo giro di diagnosi. Ma molti pazienti sfuggono alle mutazioni frequenti, possono avere le mutazioni rare. Allora, al giorno d'oggi il DNA mitocondriale, che sono 16.659 lettere da leggere una dietro l'altra, viene letto in pochi giorni, in tre giorni, in attempo ci mettevamo sei mesi. Quindi la seconda cosa da fare è sequenziare completamente il DNA mitocondriale, perché così per quel paziente siamo sicuri se la cosa arriva da questa molecola o no. Una piccola parentesi, la fonte del DNA mitocondriale su cui noi facciamo la sequenza è importante. Molte mutazioni, se noi le cerchiamo solo ed esclusivamente sul DNA estratto da sangue, non le troviamo. Quindi bisogna avere almeno il DNA estratto dal sedimento urinario, ma lo standard, la cosa più corretta è avere la biopsia muscolare, sempre. Ora, una volta che ci siamo tolti di mezzo l'ipotesi che la malattia mitocondriale arriva dal DNA mitocondriale, resta tutto il resto, che è la maggior parte del materiale genetico. E allora lì, da quello che si è intuito dalla discussione di ieri, chi ha i pannelli pronti risolve forse un terzo, forse la metà dei casi,
utilizzando i pannelli. I pannelli sono uno screening dove anziché fare prima un gene, poi un altro, e ognuno di questi geni ha un costo con la sequenza tradizionale, ne fa 30, 40, 100, tutti in una volta sola, nello stesso paziente. Faccio un esempio, un paziente con le deiezioni multiple nel DNA mitocondriale, adesso avremo una ventina di geni dietro a questo tipo di patologia, non possiamo iniziare a fare prima polimerasi gamma, poi non ce l'ha, allora facciamo vincolo, non ce l'ha, allora facciamo quell'altro, facciamo tutti in un'unica volta. È ovvio che non risolveremo tutti i casi col pannello, ma in questo modo ne abbiamo risolti una quantità consistente. A quel punto chi rimane fuori dal DNA mitocondriale e dal pannello diventa candidato per l'esoma. E abbiamo visto che l'esoma funziona meglio, soprattutto nei casi sporadici, se anziché fare l'esoma sul singolo paziente, si fa l'esoma sul paziente e sui due genitori, cioè sul trios. Se non si trova niente neanche in questo modo, a breve i costi del genoma completo si abbatteranno e andremo incontro al sequenziamento dell'intero DNA tutto. Però dovremo avere degli eserciti di bioinformatici che ci analizzano questa massa di dati che arriverà, bisognerà sviluppare un'esperienza nel capire che cosa questa massa di dati dice, e questo non è banale, non è immediato. Infatti Massimo Deviani ha portato l'esempio di quei casi che secondo lui non risolveremo mai, perché sono casi in cui abbiamo 2, 3, 4 geni con delle varianti che messi insieme producono la malattia, ma che con l'analisi genetica e l'approccio del genetista classico sarà difficilissimo identificare, cioè malattie digeniche, trigeniche, poligeniche. Ora, l'altro punto dolente è che quando noi troviamo la mutazione, soprattutto se scopriamo un gene nuovo o una mutazione nuova, non è finita lì, non è che immediatamente telefoniamo a casa del paziente e diciamo è fatta, abbiamo capito cos'è. Dobbiamo validare la patogenicità di quella mutazione e il ruolo di quella proteina nuova identificata. E questo necessita un complesso lavoro che necessita del materiale biologico del paziente stesso. Quindi questo è il motivo per cui vi si chiede di fare una linea di fibroblasti, di fare una biopsia. E esistono dei modelli animali semplici su cui fare le prove di patogenicità. Il lievito è utilizzatissimo, però se nel lievito non c'è la proteina corrispondente umana non possiamo utilizzare il lievito. La mosca, i moscerini della frutta, la drosofila, sono molto utili. Possono essere mutagenizzati facilmente con la stessa mutazione umana e vedere che cosa succede in mosca. Il pesce, zebrafish, questi sono metodi abbastanza poco dispendiosi da un punto di vista economico, ma poi il modello classico è quello mulino, topo o ratto. Quindi per capire se la mutazione che noi abbiamo trovato è veramente la responsabile della patologia del paziente, purtroppo dobbiamo andare attraverso un processo che può essere più o meno lungo di validazione, altrimenti potremmo rischiare di dire al paziente: lei ha questa mutazione, secondo noi la malattia associata a questa mutazione, e scoprire due anni dopo che invece non era vero. Ora, una novità di quest'anno l'ho voluta fortemente io, ma perché io ho a che fare con queste case farmaceutiche, perché inconsapevolmente mi sono trasformato nel loro target, perché seguo molti pazienti Becker, e ho insistito con Piero dicendo: questi sono signori che, come tutte le case farmaceutiche, sviluppano un farmaco perché vogliono fare del bene ai pazienti, ma perché vogliono anche guadagnare dei soldi. Allora, mettiamo intorno a un tavolo tutti insieme per la prima volta, facciamoci dire pubblicamente che cosa stanno facendo, a che punto sono, facciamoli discutere tra di loro e facciamogli delle domande. E penso che questo approccio sia stato, purtroppo è arrivato alla fine di una giornata molto impegnativa e era faticoso seguire, e necessariamente loro hanno parlato in inglese. Però penso che questa cosa vale per tutta, e nel convegno noi dovremmo avere forse una specie di appuntamento fisso in cui chi sta proponendo ai pazienti terapie ce lo deve dire bene, apertamente, quali sono le sue intenzioni, qual è l'approccio metodologico che usa, come pensa di fare il trial, i tempi, eccetera. Ora, abbiamo avuto un rappresentante della Santera, che è la compagnia che ha, è la
casa farmaceutica che ha rilevato il predetto brevetto per il Debenone dalla Tacheda, che era la casa madre che teneva il brevetto inizialmente, e lo ha rilevato per sviluppare l'uso del Debenone nei malattie mitocondriali. Loro hanno già fatto un trial clinico sulla malattia di Leber, i risultati sono stati quel genere di risultati che non dicono né sì né no, dicono ni, e quindi stanno facendo fatica a far approvare il farmaco con l'indicazione della Leber, però hanno riproposto con dati supportati da dati più sostanziosi recentissimamente questa cosa all'EMA, e siamo in attesa di sapere se l'EMA deciderà di approvare l'indicazione della Leber per questo farmaco. Chiaramente ora in Italia il Debenone viene amministrato, viene dato off-label perché è presente nelle farmacie. Molti stati non hanno il Debenone approvato per uso in nessuna patologia, quindi in quei casi là i pazienti avranno accesso per la prima volta al Debenone. Qui in Italia i pazienti hanno accesso al Debenone per altre vie, grazie alla legislazione delle malattie rare e alla possibilità di usarlo off-label, e quindi non sarebbe una grossa novità per la popolazione dei pazienti mitocondriali in Italia, ma è una grossa novità sullo scenario internazionale. Ecco, e solo un piccolo, certo, domanda in mezzo a proposito, e questo lavoro che state facendo voi sullo sviluppo di un derivato di Debenone, sì, no, allora non l'ho menzionato, ma è corretto dire Paolo Bernardi ci ha fatto vedere, perché anni che sta inseguendo la funzione dell'Debenone, perché come ha spiegato, qualsiasi molecola antiossidante è un'arma a doppio taglio, cioè da una parte funziona da antiossidante, ma in differenti condizioni può diventare un cannoncino che spara elettroni e che produce radicali liberi, quindi farebbe esattamente il contrario, diventa tossico. E l'Debenone, quando è stato approvato, è passato attraverso l'altra fila della tossicità, quindi nell'uomo non è tossico perché viene probabilmente metabolizzato da degli enzimi in forme non tossiche. Paolo Bernardi ha identificato uno di questi metaboliti come quello migliore, che fa tutto il lavoro che deve fare e non ha nessuna delle tossicità che noi temiamo. E penso che Paolo e il tipo della Santera si sono parlati. Lì non c'è una questione di sviluppo, perché la Santera occultamente, come fa una casa farmaceutica, ha brevettato non solo il Debenone ma tutti i metaboliti che derivano a valle, per cui comunque nelle loro mani l'idea se sviluppare o no l'uso del metabolita anziché della molecola originaria. Però ti ringrazio per aver annotato questo, perché effettivamente andava chiarito. Vedremo cosa succede. Il lavoro di Paolo Bernardi, speriamo che sia pubblicato, è importante perché ci fa vedere delle volte come si può arrivare a qualcosa di meglio partendo da una molecola più primitiva, che è quella sulla quale invece è puntata l'attenzione di tutti. Ora, lo stesso approccio che è quello dell'antiossidante è stato usato anche dalla Edison. La Edison è un po' più indietro perché è nel bel mezzo di una serie di trial clinici che alla fine ha sviluppato soprattutto negli Stati Uniti, da quello che è risultato, perché noi all'inizio siamo stati molto coinvolti, abbiamo trattato dei pazienti Leber 3 per la precisione, ma Enrico ha trattato vari pazienti pediatrici con una miscellanea di malattie. È prematuro esprimere qualsiasi opinione sia da parte nostra, perché sarebbe un'opinione basata sulle impressioni ma non sui dati scientifici, sia da parte della compagnia, che infatti ci è andata con i piedi di piombo nel dire se va bene o va male, perché devono elaborare i dati, devono vedere i risultati che cosa dicono. Però fortunatamente sono entrati nella fase di fare i trial clinici in doppio cieco, dalla fase iniziale che è stata tanto criticata, negli studi in aperto, dove chiaramente uno vede una tendenza ma non ha in nessun modo la conferma se è vero che la molecola fa quello che deve fare. Poi c'è stata la GeneSight, questa è una compagnia farmaceutica nuovissima, creata appositamente per fare terapia genica nelle malattie genetiche oculari,
e uno dei target è la, tanto per cambiare, la mafia dei dealer. Loro stanno lavorando rapidissimamente nella trasferibilità. E qui bisogna fare due notazioni. Uno, questo è un approccio di terapia genica che ha avuto qualche risultato clinico in sistemi cellulari o in modelli animali, ma è anche stato molto criticato dalla comunità scientifica. Quindi io oggi ve lo dico, non avendo il rappresentante della compagnia, e io ritengo che nel momento in cui il trial per la tossicità ci dice che loro stanno concludendo, stanno portando avanti, stanno concludendo, ci dice che l'approccio non è tossico, io sono del partito di quelli che ritiene che vale la pena fare il trial e vedere se è curativo. Al di là di quelle che sono le discussioni scientifiche o i dubbi sulla efficacia dell'approccio dai dati che sono stati prodotti in vitro o negli animali. E la categoria dei pazienti sarà una sola per momento, cioè il trial è stato disegnato per una mutazione, quindi subito sgomberiamo l'equivoco, non tutti i pazienti LEPR potranno essere in questa fase candidati per partecipare al trial, e la mutazione è la 11778, e il trial è disegnato per i pazienti che sono da 0 a 6 mesi dall'esordio, cioè dall'inizio a 6 mesi e da 7 mesi a 12, quindi qualsiasi paziente che abbia superato i 12 mesi dall'esordio non sarà più includibile in questo trial. Quindi questa è un'altra cosa che va considerata, perché tutta la popolazione vastissima di pazienti LEPR potrebbe pensare di poter partecipare, di essere elegibile per questa cosa. Non sarà così, però i risultati di questo trial sì che saranno trasferibili alle altre mutazioni e a tutti gli altri, se saranno positivi. Infine, questa forse la compagnia farmaceutica diciamo, che è entrata nello scenario per ultima e quindi è la più arretrata nello sviluppo del suo programma, è la Sterpertides, che ha un approccio completamente diverso. Prima abbiamo visto gli antiossidanti, poi abbiamo visto la terapia genica, adesso abbiamo un approccio diverso. Questa molecola stabilizza la cariolipina. La cariolipina è l'ossatura, è l'architettura principale, l'architrave della membrana mitocondriale interna, che è quella membrana in cui si affollano tutti gli enzimi della catena respiratoria e un sacco di altra roba. Stabilizzando l'architettura di questa membrana, loro ritengono che migliora la funzionalità, in modo piuttosto ma specifico, generale, la funzionalità respiratoria nei pazienti che hanno un infetto. E il primo approccio, tanto per cambiare, usano la LEPR come prova di principio, e è quello che ho detto l'altro giorno. La malattia di LEPR è quella più studiata, meglio conosciuta, più prevedibile e meglio misurabile, e questo è l'unico motivo per cui tutte queste compagnie si puntano su quest'unica patologia. E se la Santera ha approvato l'idebenone, avremo la situazione in cui i pazienti saranno probabilmente tutti l'idebenone, e qualsiasi trial che viene dopo avrà il problema di reclutare dei pazienti che non abbiano, che siano puniti da terapia, che non abbiano un approccio terapeutico. Ma questa è una cosa che discuteremo in un'altra occasione. Infine, mi sto avviando alla conclusione di questo riassuntino. Molto, 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 molto importante è la confusione tra una struttura ovviamente efficiente. Tutti hanno dei difetti, non c'è niente di perfetto, tutto è migliorabile. Però la Teleton si è dimostrato essere un motore per la ricerca in Italia, coprendo la vergognosa mancanza dello Stato nell'investire per la ricerca, e lo ha fatto con un sistema sufficientemente garantista di qualità nella selezione dei progetti e nella distribuzione dei fondi. Il cittadino comune che dona i soldi alla Teleton non li butta mai via, perché finora sono tutti andati a segno nella direzione giusta, cosa che non può essere detta in altri frangenti. Ora, il cittadino che dona i soldi alla Mitocon, nel momento in cui si produce un sistema in cui Mitocon vuole dare benzina alla ricerca per le malattie mitocondriali, utilizzando l'infrastruttura e l'expertise della Teleton, a me sembra un'idea ottima.
La questione è capire su quali settori mettere i pesi. È una discussione aperta. Anna Ambrosini, chiaramente per la ricerca di base ci pensa già a Bolton Madre, i soldi mitocondri devono andare dal registro in poi, diciamo, cioè dall'iniziativa che abbiamo avuto alcuni anni fa con il registro, che è stata importantissima, alle parti che ancora mancano per poter arrivare tra i clinici avendo tutte le cose in ordine, come diceva Anna Ambrosini, quindi conoscere la storia naturale della malattia dei pazienti, avere dei biomarcatori, delle cose che noi misuriamo prima di dare il farmaco e dopo che diamo il farmaco, in modo che possiamo dire con ragionevole e sufficiente certezza che il farmaco sta facendo qualcosa di buono o no, nel punto giusto, nella cosa giusta, nella cosa misurabile, quantificabile, perché chiaramente non possiamo affidarci a nient'altro se non a delle cose quantitative. Se siamo nella condizione di avere tutto questo in ordine, e nuovamente forse la patologia più avanti di tutte in questo senso è la neuropatia ottica di Leber, allora siamo pronti per iniziare i trial clinici. Altrimenti bisogna colmare questi buchi, questi pezzi mancanti. Quindi i soldi che Mitocon convoglierà per la ricerca sulle malattie mitocondriali, utilizzando l'infrastruttura che garantisce la qualità dell'assegnazione del fondo della Clinton, deve occuparsi di tutta questa parte qua, direi, dal registro alla storia naturale, ai biomarcatori e ai trial clinici, quando siamo con le spalle larghe pronti ad iniziare a fare questa cosa. Ora qui tiro acqua al mio mulino, voglio farvi vedere per l'ennesima volta, ringraziando i ragazzi che lavorano con me, manca qualcuno perché ci sono anche dei clinici. La cosa che vi voglio far vedere sono le facce di quelli che poi lavorano con le cellule sul DNA, sulle biopsie muscolari, eccetera, e eccetto una tecnica di laboratorio che è questa, nessuno di questi è stabilizzato in nessuna forma, sono tutti precari con dei contratti che dipendono da Mitocon, da Teleton, da IRCS, dal sistema degli IRCS e via dicendo. E questo è uno dei grossi problemi che c'ha il nostro Stato in questo momento. E quindi vi saluto con una serie di immagini di questi straordinari organelli. Considerate sempre che è molto probabile che su questo pianeta la vita multicellulare non sarebbe mai esistita se questi ex batteri non si fossero messi d'accordo con le cellule e per poter utilizzare l'ossigeno e respirare. Se guardate in questa direzione il film, vedete due mitocondri che si separano, se la vedete in questa direzione sono due mitocondri che si baciano prima e poi si fondono, e poi questo è il primo mitocondrio che è sbarcato sulla Luna. Il copyright del mitocondrio sulla Luna è di Salvatore Di Mauro. Allora, grazie a Valerio Carelli, il ringraziamento è sia per la relazione, sia per il fatto che è domenica, e sia per il fatto che Valerio Carelli ci ha aiutato in maniera veramente eccezionale per l'organizzazione di questo convegno, quindi siamo grati a lui per il successo di questa di questo meeting. E nel riassunto che hai fatto, che ci è servito moltissimo, appunto sembrava che ci fosse questo aspetto del metabolismo del benone di Pavarotti che ha richiamato tutto. Per quanto riguarda la sovraespressione di OPA1, parlando con Luca ho capito che ci sono dei farmaci nella pipeline che possono stimolare la sovraespressione, ha dei dati molto preliminari, quindi ci auguriamo che l'anno prossimo, anziché parlare della sovraespressione, ci parli delle molecole che inducono la sovraespressione.
Per quanto riguarda l'analisi dell'ambiente, molto importante, io aggiungerei due temi cari ai nuovi familiari su quelle cose non abbiamo potuto condurre un più cieco, ma per la nostra esperienza sappiamo che dovrebbero essere prese in considerazione nell'ambito dei fattori scatenanti. Anestesie e vaccini. Non so se qualcuno ha mai fatto uno studio particolare, questi sono due temi che, a parte del fumo, dalla nostra esperienza riteniamo che possano avere una qualche relazione sullo scatenare le patologie. Quindi queste sono, delle cose, e l'ultimo commento che farei sugli algoritmi diagnostici, volevo fare proprio una sintesi per capire se ci sia una sintesi di numeri. Allora, fatto 100 tutti i pazienti mitocondriali, classificati come mitocondriali, un po' meno della metà hanno il difetto circa il 60% sono diagnosticati regolarmente, 50-60%, e il mancante che sono ancora privi di diagnosi. Questo più o meno risulta dal nostro registro, più o meno. Di questo 50-60%, circa un po' meno della metà sono mitocondriali, cioè hanno un difetto nel DNA mitocondriale. Il restante di quelli etichettati dovrebbero avere un difetto nucleare, che significa che fatto 100 i pazienti mitocondriali, il 25%, quindi uno su 4, ha un difetto mitocondriale, e praticamente chi ha un difetto mitocondriale la diagnosi genetica praticamente ce l'ha, non ci sono più dubbi su questo aspetto. Mentre sul restante 75%, il 25% di quelli restanti hanno una diagnosi nucleare ragionevolmente ottenuta attraverso i pannelli o gli ultimi geni individuati, e quindi rimarrebbero di questa torta il 25% mitocondriali che hanno già la loro diagnosi genetica, l'altro 25% di nucleati che sono stati già individuati. Della metà mancante, stiamo lavorando per riempire la metà mancante di questa torta con le tecniche che abbiamo detto. Così, a questo anche per dare un'idea in termini di numeri ai discorsi che abbiamo fatto, perché volevo essere sicuro che le proporzioni fossero queste. Mi riaggancio immediatamente a questa osservazione per dirvi per darvi la proporzione. Si stima che ci siano 1500 proteine codificate dal nucleo che lavorano in un modo o nell'altro nei mitocondri. Qualcuno dice che sono ancora di più, fino a 2000. Curio, sei d'accordo? Cioè, da 1500 insurgono. E avete visto raccontato come AIF, cosa sono? 6 lavori o 7 usciti su AIF, sono 7 malattie diverse. Quindi una proteina può dare molti fenotipi, quindi considerate che il campionario delle malattie mitocondriali può arrivare fino a 1500 malattie se consideriamo una malattia per gene. Ma se abbiamo più malattie nello stesso gene, Polgin ha 5-6 differenti malattie nello stesso gene, AIF lo stesso, questo significa che c'è una crescita micidiale nella quantità di malati e di malattie che ancora noi non sappiamo neanche riconoscere come mitocondriali, che potenzialmente hanno una mutazione che produce un problema nel funzionamento dei mitocondri. Quindi non è per spaventarvi, ma siamo, non so se a metà strada, forse siamo a un terzo, cioè c'è un bel po' da fare, però sono anni entusiasmanti perché sono state inventate delle macchine che in modo industriale leggono la sequenza, e se l'uomo che legge la sequenza sa interpretare i dati correttamente, dovremmo arrivare a colmare questo gap in un tempo ragionevolmente breve. Per quanto riguarda i fattori ambientali,
vaccini io non ho esperienza, però per quello che riguarda gli anestetici, che alla fine sono dei farmaci, così come uno potrebbe tirare fuori gli antibiotici piuttosto che tutti i farmaci, qualsiasi, perché anche i farmaci antidiabetici o anche, insomma, tutti i farmaci, io penso che debba essere fatto uno sforzo comune enorme. Noi stiamo facendo qualche cosa e penso che il gruppo in Spagna di Julio Montoya è abbastanza sulla stessa linea, perché ha pubblicato delle cose interessanti, e noi dovremmo forse consorziarci e, utilizzando i cibridi, cioè queste cellule immortalizzate in cui è stato trasferito il DNA mitocondriale, sia di persone normali, guardate bene, cioè senza mutazioni, sia di pazienti con mutazione, noi dovremmo abituarci a fare degli screening massicci sulla tossicità e sull'impatto che una molecola qualsiasi di qualsiasi farmaco ha sulla funzionalità mitocondriale. La metodologia è potente perché la viralità mitocondriale è molto alta anche tra le persone normali, però queste cellule ci permettono, con una o due misure, non dobbiamo fare reinventare la ruota su tutto, ma basta vedere se respirano, se muoiono quando le mettiamo in galattosio, cose di questo genere, testando il farmaco su queste cellule, e noi saremo in grado di dire ragionevolmente quali e quanti farmaci sono veramente pericolosi per i pazienti o anche per le persone normali, perché guardate bene, la variabilità del DNA mitocondriale impatta anche sulla risposta ai farmaci delle persone normali, considerate normali perché non hanno una mutazione patogena. Quindi quella è una cosa fattibile che potrebbe rientrare forse tra la mission dei progetti che uno vuole finanziare. Oppure quello potrebbe essere anche un progetto da orario. Bisogna che ci pensiamo. No, perché uno da solo fare una roba veramente industriale non ci riesce, però se ci dividiamo i compiti e in Spagna fanno gli anestetici, qui facciamo gli antibiotici o viceversa, e in Inghilterra fanno gli antiepilettici, in una tornata solo, utilizzando lo stesso set di cellule prodotte con dei criteri di qualità eccetera, noi siamo in grado probabilmente con un approccio del genere di dire delle cose probabilmente definitive, insomma. Dobbiamo discutere un pochettino, ma questo è un grandissimo progetto che sarebbe direttamente utile ai pazienti.